Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Alcune ragazze mi hanno giustamente fatto notare che sul mio canale non ho mai parlato di prodotti per la cura del corpo. Quindi oggi sono qui perché voglio rimediare. E visto che è estate e questo è un argomento che interessa a tutte, perché abbiamo le gambe fuori, le braccia fuori, andiamo in spiaggia e tutto quanto, ho deciso di farvi vedere quali sono i prodotti che io utilizzo regolarmente per prendermi cura del mio corpo, della pelle del corpo. Una cosa che faccio regolarmente, almeno una volta a settimana, sia in preparazione dell'esposizione al sole sia dopo, è quella di esfoliare la pelle. Esfoliare la pelle è importantissimo, non vi preoccupate se avete preso un po' di colore, perché spesso la gente ha paura che utilizzando un esfoliante o uno scrub si perda l'abbronzatura guadagnata durante il faticoso weekend di mare. In realtà no, non è così, si perde soltanto la parte superficiale dell'epidermide, che è quella morta, quella che viene portata via, quella morta, che ostacola il rinnovamento cellulare e fa apparire la pelle più spenta e più ruvida al tatto. Quindi esfoliare è importantissimo. Io ho provato tantissimi scrub di tutti i brand, di tutti i tipi. Posso dire sicuramente che non mi piacciono gli scrub salini, perché il sale sì, aiuta a drenare l'acqua in più nei tessuti, quindi è particolarmente indicato se avete un accumulo di acqua sui fianchi o sulle zone critiche, però è vero anche che tende ad assorbire appunto l'idratazione dalla pelle e a seccare tantissimo il corpo, quindi io evito sempre di utilizzarli. Spesso invece gli scrub a base di zucchero sono fatti con zucchero di canna, che sulla mia pelle, nonostante non sia delicata, risultano sempre abbastanza aggressivi, perché lo zucchero di canna sappiamo che ha le estremità molto spigolose, non è levigato in superficie, quindi secondo me scrubba un po' troppo. Alla fine della fiera io ho capito che il metodo migliore, quello che fa più al caso mio per esfoliare, è semplicemente quello di utilizzare questi guantini che si comprano ovunque, costano pochissimo, di solito vengono sempre venduti in coppia e trovo che siano il metodo più veloce, più economico e anche più efficace per esfoliare il mio corpo. Questi li utilizzo sotto la doccia quando ho il corpo insaponato con il bagnoschiuma ed ho una bella passata generale con questo, insistendo ovviamente sulle zone un po' più critiche come i gomiti, i piedi oppure le ginocchia. In alternativa, l'unico prodotto che a me piace davvero come scrub è questo, ed è il Gommage Beauté Absolue di Garnier. Ora, se non l'avete mai visto è perché questo è un prodotto Garnier che purtroppo è distribuito in Europa ma non in Italia. Vai a capire perché, non lo so. Io lo acquisto sempre in Francia. Vi metto sotto, assieme a tutti gli altri prodotti, il link anche di questo qui, che si può comprare su Amazon o su tantissimi altri siti europei super affidabili. Ha un profumo paradisiaco che sa di spa, è ricco, è lussuoso, mi piace veramente tanto, ed è un gel ricco di tantissime piccole particelle sfolianti che mi piace moltissimo, lascia la pelle veramente morbida ma non è aggressivo, non è troppo intenso. Contiene anche degli oli di argan, macadamia, mandorla e rosa che nutrono ancora di più le pelli secche, e io trovo veramente che sia un prodotto che lascia la pelle molto morbida, liscia e luminosa. Mi piace tantissimo, penso di averne ricomprati tipo 20 nel corso degli anni. Ci tengo a precisare che con prodotti come questi, dall'esfoliazione meccanica, è importante utilizzare il prodotto non sulla pelle bagnata, ma prima di farvi la doccia, quindi sulla pelle asciutta, perché soltanto così il prodotto riesce ad essere efficace davvero e quindi eliminare tutte le cellule morte. Questo guantino qua invece lo preferisco decisamente sulla pelle umida. Finito lo step dell'esfoliazione, bisogna reidratare la pelle, cosa importantissima sia per prolungare l'abbronzatura ma anche, e questo esula dal discorso abbronzate o non abbronzate, per aiutare appunto la pelle ad essere più morbida, elastica, tonica e ad essere anche più compatta e luminosa. Per quanto riguarda l'idratazione del corpo, io utilizzo tre tipi di prodotti. Perché tre tipi di prodotti? Perché sono prodotti che hanno metodi di utilizzo e scopi diversi. In prima battuta c'è l'olio di cocco, questo è del brand Vita Coco e si trova da Sephora, ma ce ne sono tantissimi che potete comprare nelle bioprofumerie, da Natura Sì, al supermercato o dove vi pare. L'importante è che siano tutti 100% noce di cocco.
L'olio di cocco io lo applico sulla pelle umida dopo la doccia, mi avvolgo con l'accappatoio e lo lascio lì il più possibile che si assorba. Solitamente lo utilizzo proprio prima di andare a letto, così durante la notte il mio corpo lo può assorbire per bene. L'olio di cocco non è come altri oli, come quello d'argan, di mandorle ad esempio, che sono molto più grassi, spessi e nutrienti e possono lasciare senza il possono. Lasciano quel film unticcio sulla pelle che so che molte di voi, io compresa, troviamo piuttosto fastidioso. L'olio di cocco non è così, è molto molto più sottile. Non so se potete notare, ma in questo momento è completamente liquido, perché l'olio di cocco durante l'estate, quindi quando la temperatura ambientale si alza un pochettino, si scioglie, mentre durante l'inverno, durante le mezze stagioni, è solido come un burro e va prelevato proprio graffiando nella superficie. Ha una formula molto più sottile, molto più scorrevole, non è appiccicosa, non è unta, oddio, un pochettino unge, un poco poco, però non è come, diciamo, esservi cosparse di olio per friggervi in padella, ecco, per capirci. Sicuramente è un prodotto che io applico alla sera o quando devo stare a casa, non prima di uscire, ecco, perché in ogni caso risulta abbastanza pesante. Il profumo è buonissimo, ovviamente, se siete amanti anche voi del profumo del cocco, ma è anche l'ideale per lasciare la pelle veramente molto morbida e nutrita, senza però appesantirla come un olio più corposo vero e proprio. A me piace tantissimo, sapete che io lo utilizzo dalla testa ai piedi, è un prodotto che per me è veramente immancabile e vi consiglio di darci un'occhiata, perché penso che ve ne innamorerete anche voi. Gli altri due prodotti che utilizzo per l'idratazione del corpo sono due creme idratanti. La prima è la Elizabeth Arden Green Tea Refreshing Body Lotion. Questa è la crema corpo nell'iconica profumazione alte verde di Elizabeth Arden, che personalmente trovo che rappresenti l'estate al meglio, mi piace tantissimo. È molto molto fresca, è leggera, è energizzante, mi piace veramente tantissimo, sa proprio di buono. Trovare qualcuno che non ami questa profumazione penso che sia praticamente impossibile, e lo dice una che coi profumi è molto esigente, perché spesso non mi piacciono o mi danno la testa. Quello che mi piace di questa crema è che è una delle pochissime creme idratanti che hanno una formula molto sottile e leggera, infatti è una body lotion, non è una crema vera e propria, quindi è molto più fresca, sottile, leggera, e mi piace perché si assorbe veramente alla velocità della luce, ma non uno di quei velocità della luce che poi alla fine state lì appiccicose per 2 ore e non vi potete vestire. Questa veramente ad assorbimento immediato, non lascia la pelle unta, appiccicosa né niente, e potete rivestirvi nel giro di 2 minuti secchi. Quando invece ho bisogno di una crema idratante, nutriente, bella ricca, che faccia il suo lavoro, da poter far agire anche per più ore o nel corso della notte, la mia preferita in assoluto è la Comfort Zone Body Strategist di Age Cream. Questa è una crema anti-età, idratante, nutriente, ricostituente per il corpo. Mi piace tantissimo, sia perché è molto molto efficace nel nutrire la pelle, nel farla apparire morbidissima, nutrita, idratata, è veramente una bomba, ma al tempo stesso ha anche delle proprietà appunto anti-aging e tonificanti. Infatti è una crema corpo rassodante. Io ho notato proprio che nel corso degli utilizzi la pelle appare più tonica, più luminosa, più in salute. Mi piace tantissimo, e nonostante sia una crema bella bella ricca, anche lei comunque non è di quelle appiccicose che le sudate per 3 ore perché non si assorbono, ma al contrario è una crema che si setta molto bene sul corpo, mi piace da matti, e in più ha un profumo molto buono anche lei, che ricorda una spa o comunque i prodotti per la cura del corpo professionali. Ottima, dateci un'occhiata. Rimanendo in tema crema rossodante, bla bla bla, parliamo un attimo di cellulite. Allora, la cellulite che abbiamo praticamente tutte, il 99% di voi, se siete in quell'1%, veramente siete state benedette dal Signore in persona, ritenetevi di aver avuto una gran bella botta di culo. Quando si tratta di cellulite, io devo dire la verità che l'unico prodotto che io abbia mai provato in tutta la mia vita che è risultato davvero, ma davvero efficace, è la Somatoline. Ora, questa è la Somatoline classica, l'originale, diciamo, la prima, ed è un medicinale.
Infatti, se vedete, ha il logo dei medicinali da banco, quelli non soggetti all'obbligo di ricetta. Tutte le altre che voi acquistate in farmacia, la snellente, quella notturna, quella pancia e fianchi, quella smagliature, bla bla bla, se notate, sono somatoline cosmetics, non somatoline, punto. Vuol dire che questo è un farmaco specificamente formulato per combattere l'accumulo di adipe localizzato che dà poi vita alla cellulite, mentre gli altri sono prodotti non farmaceutici ma cosmetici che vanno a curare l'inestetismo cellulite. Quindi l'apparenza della cellulite, non vanno a combattere la cellulite presa di per sé come disturbo, come malattia, tra virgolette. Spero di essere stata chiara. Ora, io non voglio assolutamente consigliare a nessuno di voi un farmaco perché non sono un medico, quindi nonostante questo prodotto non abbia l'obbligo di ricetta, mi raccomando, chiedete prima consiglio al vostro medico se è un prodotto che potete utilizzare, ma sappiate che personalmente questo è l'unico prodotto che mi permette di vedere dei risultati tangibili e anche notevoli. Questa è la confezione da 30 bustine che permette un trattamento di 28 giorni. Perché di 28 giorni? Perché nei primi 2 giorni di trattamento dovete applicare una bustina per ciascuna coscia, mentre dal secondo al 28esimo giorno utilizzate una bustina intera splittata a metà, metà per ciascuna coscia. Io vi dico la verità che può essere una cosa un po' fastidiosa da fare tutte le sere, però vi assicuro che richiede uno sforzo minimo. Basta che ve la tenete lì sul comodino come promemoria tutte le sere per non dimenticarvi, perché anche in questo caso, come sempre, la costanza è fondamentale, ma almeno nel mio caso, insomma, dà risultati veramente tangibili. Io vedo proprio la pelle più tonica, più liscia, più compatta, e la cellulite proprio si nota meno, si vede di meno proprio a vista d'occhio. Quindi io la promuovo a pieni voti, ma se la promuove prima anche il vostro medico. L'ultimo prodotto di cui vi parlo per quanto riguarda la pelle del corpo è la Hawaiian Tropic BB Cream Sun Lotion. Questo è un prodotto nuovissimo che ho ricevuto da Hawaiian Tropic. È un prodotto che non conoscevo, o meglio, che avevo già visto, ma che non ero mai riuscita ad acquistare perché non l'avevo mai trovato nei negozi. E si tratta praticamente di una crema con protezione solare 30. Esiste soltanto questo fattore di protezione solare, ma sapete bene che io sotto la 30 non scendo. Solo che di diverso ha il fatto che è colorata. Il colore, ve lo faccio vedere, è un colore universale. È ovviamente un color carne, ma è un colore che rimane comunque piuttosto trasparente, nonostante, visto qui, risulti molto più chiaro della mia pelle. Vi faccio vedere che comunque, una volta applicato, non lascia l'effetto grigiastro del fondotinta troppo chiaro, per capirci. Ecco qua, anzi, questo braccio, adesso che l'ho applicato, se notate, risulta anche più dorato rispetto all'altro. Mi piace da matti perché, vabbè, sapete che, madonna che buono, che il profumo tropicale di cocco, di ananas, di cocktail di spiaggia dei prodotti Hawaiian Tropic è, secondo me, una bomba. Ma questo prodotto è fantastico perché unisce la protezione solare con questo colorito ambrato che rende la pelle proprio più omogenea e che minimizza le imperfezioni o le piccole discromie che potete avere su braccia, gambe. Quindi lo trovo un prodotto fantastico anche da applicare durante il giorno, se magari indossate un abito corto oppure avete le braccia fuori e volete uniformare un po' il tono della vostra pelle. È un prodotto fantastico perché fa la funzione 2 in 1, mezzo make up e mezza protezione solare, che trovo veramente comodissima. In più dà un finish assolutamente naturale, non è appiccicoso, non macchia i vestiti e può essere utilizzato anche sul viso. Avevo detto che questo sarebbe stato l'ultimo prodotto per la pelle del corpo, ma in realtà, dicevo una bugia, c'è un altro prodotto di cui vi voglio parlare, che sono le Dew Drops di Marc Jacobs, che io ho qui in 2 colorazioni. Questa, che è un oro champagne, si chiama Dew You, questa che si chiama Fantasy, ed è quella Rose Gold, che è in edizione limitata per la collezione di quest'anno. Si trova attualmente in sconto da Sephora, se vi interessa date un'occhiata.
Questi sono due illuminanti liquidi della formula in gel e sono perfetti sia da utilizzare sul viso ovviamente, ma anche per essere aggiunti alle creme idratanti che utilizzate per il corpo alla sera, per far apparire il corpo un po' più luminoso, per dare un po' quell'effetto di pelle perfezionata e per far apparire anche in questo caso, dato che la colorazione è un po' un bronzo rosato, per farvi apparire più abbronzate, per enfatizzare l'abbronzatura. In più hanno un effetto illuminante che si vede, ma che è comunque abbastanza naturale, perché non ci sono quelle particelle riflettenti giganti o i glitter che purtroppo si trovano in tanti prodotti per illuminare il corpo e che spesso ad occhio nudo proprio si vedono sulla pelle, si vedono questi glitterozzi messi qua. Personalmente è una cosa che non mi piace assolutamente. Loro invece, dato che possono essere usati anche sul viso, sono molto più sottili, molto più naturali. Ma nonostante questo possono essere modulati, intensificati a vostro piacimento. Poi veniamo ai piedi. I piedi lo so che sono uno dei crucci di tutte, perché durante l'estate sono esposti, perché indossiamo i sandali, le scarpe aperte, in più camminiamo spesso a piedi nudi, anche dentro casa, io sono colpevole. Camminiamo poi sulla spiaggia, c'è il caldo, c'è la salsedine, insomma, sono spesso secchi, screpolati e diciamo che non appaiono proprio al loro meglio. In più i piedi, a me dispiace, ma sono un po' bruttini di loro, non piacciono a nessuno e quindi dobbiamo cercare insomma di renderli un po' più carini. Due prodotti che mi piacciono tantissimo sono: il primo è il Velvet Soft, il rullo per i piedi di Dr. Scholl. Questo non è nient'altro, lo conoscerete tutte, è uscito ormai da qualche anno, è un rullo esfoliante che si aziona ovviamente meccanicamente alle batterie e si passa su e giù sui piedi per togliere calletti, cellule morte e altre cose che mi fa schifo soltanto nominare, però insomma siamo tutte nella stessa barca, no? Quindi non ci dobbiamo vergognare di niente. Questo è fantastico, prima perché funziona davvero e poi è molto più comodo, facile, semplice, pratico da utilizzare rispetto alle raspe, io le chiamo raspe, non lo so, sono quelle oh my god, quelle palette con la parte abrasiva, con la carta vetrata, che non so spiegarmi oggi, che vanno strofinate a mano sui piedi. Ecco, quelle sono molto più difficili da utilizzare perché dovete metterci un bel po' di forza e fare su e giù continuamente, mentre lui fa tutta la fatica al posto vostro, che male non è. In più potete scegliere tutte le testine che volete, ci sono quelle un po' più intensive, un po' più abrasive e quelle più delicate, più soft, in base insomma alla situazione in cui versano i vostri poveri piedi. Dopo aver utilizzato questo, ma anche tutte le sere prima di andare a letto, io applico la crema per i piedi. Questa è la Caudalie Crème Beauté des Pieds ed è crema piedi di Caudalie, è della stessa gamma della crema mani che io utilizzo sempre d'inverno, la mia preferita, rimarrà sempre nel mio cuore forever. È un'ottima crema per i piedi perché è molto nutriente, nonostante non sia così grassa, unta e appiccicosa e di difficile assorbimento come molto spesso capita con le altre creme piedi. Questa si assorbe molto velocemente, dal mattino dopo li sentite che sono proprio più morbidi, più idratati e più levigati. Mi piace tantissimo, anche se devo dire che se volete un'alternativa un pochino più cheap, le creme piedi di Dr. Scholl sono fantastiche e anche loro mi piacciono tantissimo, nonostante siano un po' più intense, un po' più appiccicosette, ecco, mettiamola così. Ma tanto le applichiamo prima di andare a letto, spesso e volentieri, quindi chi se ne frega. L'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è un prodotto di emergenza, utilissimo da avere sempre a portata di mano. Ora, io sono una fan della ceretta e negli ultimi anni ho utilizzato anche la luce pulsata casalinga, non fatta in salone, non fatta dall'estetista, ma la macchinetta che si compra e si utilizza a casa durante l'inverno. Però, per quando siamo in emergenza, che il rasoio è fondamentale. Questo è il Wilkinson Hydro Silk. Io sono stata per anni fedelissima del VET, ma ho provato di recente questo perché l'ho ricevuto e devo dire che è un'ottima alternativa. Mi piace tantissimo, è veramente leggerissimo, comodo anche da portarsi dietro.
I bordi della testina contengono un siero che si attiva a contatto con l'acqua e rende la lama molto più scorrevole. I lati sono tondeggianti, quindi se lo utilizzate con la delicatezza che serve, quella necessaria, potete star sicure che il rischio di tagli o irritazioni è veramente minimizzato. Trovo che sia un ottimo prodotto. Io quando non ho tempo di fare la ceretta o quant'altro, devo sempre averne una a portata di mano, perché se devo andare al mare, in piscina o utilizzare magari una gonna corta, devo poter essere pronta nel giro di 5 minuti. Quindi, indipendentemente dal vostro metodo di depilazione preferito, secondo me un prodotto così va tenuto nel bagno sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse non vi dimenticate di lasciare qua sotto un bel pollicione. Vi ricordo che trovate sotto linkati tutti i prodotti che ho menzionato nel video e vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di venirmi a trovare anche su Facebook e su Instagram e mi raccomando di cliccare questo bottone per iscrivervi al canale. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!